Johann Heinrich Pestalozzi è stato un pedagogista svizzero, noto soprattutto come educatore e riformatore del sistema scolastico, è stato però anche un filosofo e si è dedicato anche alla politica. Pestalozzi nasce a Zurigo da una famiglia di origine italiana il 12 gennaio del 1746 e muore a Brugg, un comune svizzero, il 17 febbraio del 1827. Il padre era un famoso chirurgo che muore quando Johann ha soltanto 6 anni, che insieme ai fratelli viene educato dalla madre e dalla domestica. Frequenta la scuola superiore di Zurigo per diventare pastore, come lo era il nonno, ma presto comincia a coltivare anche interessi politici, aderendo a una società segreta che però abbandonerà quasi subito in seguito a un arresto. Da questo momento però Pestalozzi matura l'ideale di ottenere nella società un miglioramento delle condizioni dei lavoratori che secondo lui si sarebbe dovuto raggiungere attraverso una riforma completa, soprattutto del settore agricolo. Nel 1768 crea così il cosiddetto esperimento di Neuhof, una fattoria costruita sui terreni di sua proprietà allo scopo di tradurre in pratica queste sue teorie appunto di miglioramento delle condizioni degli agricoltori. Dopo un paio d'anni però è costretto a riconoscere il fallimento di questa iniziativa e decide così di trasformare questa sua fattoria in una colonia agricola per bambini abbandonati, in modo che questi bambini possano essere educati al lavoro e alla vita. Ahimè, anche questo progetto finirà per fallire. Trascorre così 19 anni sempre nella città di Neuhof, dove appunto c'era questo suo esperimento della fattoria. E durante questi 19 anni pubblica diversi testi, tra cui ricordiamo Leonardo e Gertrude, scusate, che ha avuto 6 anni di gestazione dal 1781 al 1787, che è considerato il romanzo pedagogico per eccellenza del romanticismo europeo. Un'altra opera che scrive sempre in questi anni, per la precisione, viene pubblicata nel 1783, è un'opera molto significativa e si intitola Sulla legislazione e l'infanticidio, che è in pratica un atto d'accusa contro l'indifferenza delle leggi nei confronti della povertà, della disgregazione dei nuclei familiari, della disumanità delle condizioni di lavoro e sono tutte queste situazioni che secondo Pestalozzi inducono spesso le famiglie a liberarsi dei propri stessi figli. L'opera più significativa di questo periodo arriva qualche anno più tardi, nel 1797, e si intitola Mie indagini sopra il corso della natura umana nello svolgimento del genere umano. E scaturisce soprattutto dall'incontro di Pestalozzi con Fichte e Kant. Dopo la proclamazione della Repubblica Elvetica, Pestalozzi viene chiamato a dirigere l'orfanotrofio di Stans, appunto dalle autorità della Nuova Repubblica, appunto un orfanotrofio che ospitava i bambini che avevano perso la famiglia a causa degli scontri militari e civili, appunto, antecedenti alla proclamazione della Repubblica Elvetica. Però lo scoppio della guerra del 1799 porta alla sospensione di questa iniziativa. Successivamente ottiene un posto di insegnante a Burgdorf e qui Pestalozzi ha l'opportunità di sperimentare un suo personale metodo di insegnamento, grazie al quale ottiene una grande notorietà a livello europeo. Frutto della sua esperienza a Burgdorf saranno le opere Il metodo, l'ABC dell'intuizione, Il libro delle madri e Come Gertrude istruisce i suoi figli, tutte opere del 1801. Solo 2 anni dopo, nel 1803, il governo di Berna revoca i sussidi all'istituto e Pestalozzi è costretto a trasferirsi.
fonda così un nuovo istituto nella città di Yverdon e darà così inizio alla sua esperienza più conosciuta e duratura. In questi anni tenta anche di realizzare il suo progetto di scuola secondaria già iniziato a Burgdorf. A Yverdon, Pestalozzi approfondisce la sua riflessione sulla metodologia didattica e pubblica diverse opere. L'istituto ha un'ottima fama, ma allo stesso tempo non è esente da polemiche e critiche, soprattutto ricordiamo quella di padre Girard, che dopo una visita del 1809 critica l'eccessivo spazio dedicato alle discipline scientifico-matematiche e il didatticismo che caratterizza l'istituto. Ecco, impariamo questa bella parola, secondo me, didatticismo, che deriva, comunque è un altro modo di dire didattismo, che significa applicazione esagerata e pedante di principi e norme didattiche. Successivamente i contrasti e le gelosie tra i collaboratori all'interno dell'istituto provocano una vera e propria crisi appunto dell'istituto di Yverdon. Molti insegnanti lasciano e accusano, anche con accuse infamanti, il fondatore, appunto Pestalozzi. Pestalozzi, che in questo periodo ha quindi una crescente sfiducia nei confronti dell'istituzione stessa, della scuola. In più, la situazione europea dell'epoca era molto difficile. Gli attacchi della stampa e la sfiducia da parte delle autorità nella sua opera lo portano infine nel 1824 a chiudere l'istituto. Quindi si ritira a Neuhof, dove scrive l'opera Il canto del cigno, e allo stesso tempo procede alla terza e ultima edizione del romanzo Leonardo e Gertrude. Le polemiche su Yverdon però non si placano e Pestalozzi nel 1827 muore dopo appunto un periodo di forte amarezza appunto provocato da queste polemiche. Bene, parliamo adesso in modo più approfondito del pensiero. Quindi nell'opera Indagini sopra il corso della natura, Pestalozzi afferma che sia la società sia gli individui attraversano tre fasi, quindi inizia già a parlare non soltanto di individui ma anche di società. Queste tre fasi sono lo stato di natura, che è dominato dal bisogno e dall'egoismo. Da questo stato l'uomo passa allo stato sociale, in cui la lotta fra gli individui non viene soppressa del tutto, ma soltanto cambia forma, diciamo così. E poi l'ultimo stadio, il terzo, è lo stato morale, in cui l'individuo usa la sua intelligenza per tenere sotto controllo la propria volontà e, diciamo così, indirizzarla per elevarsi al di sopra della natura, dei principi di natura più, diciamo, selvaggi, che appunto caratterizzano i due stadi precedenti. Inoltre sostiene Pestalozzi che nonostante l'uomo trovi dei contrasti nella società, esso si adopera per far trionfare l'amore. Quindi tutto ciò, nonostante le critiche di padre Girard sul didatticismo da parte di Pestalozzi e appunto sull'eccessivo spazio dedicato alle discipline scientifico-matematiche, ecco, nonostante lui avesse ravvisato questi che per lui erano dei problemi, per Pestalozzi, appunto, proprio come conseguenza del fatto che lui ritiene che l'uomo alla fine si adoperi per far trionfare la forza dell'amore, ecco, proprio per questo motivo l'aspetto educativo più importante per lui è quello morale più che quello della conoscenza in sé e per sé. Quindi il miglioramento della società dipende certamente dall'educazione, secondo Pestalozzi, ma non dall'educazione della mente, bensì dall'educazione del cuore. Quindi è ancora una volta l'amore molto importante. Inoltre, l'educazione ha un carattere eminentemente religioso.
Quindi le forze capaci di vincere il male e di conseguenza portare al miglioramento dell'uomo e della società sono da un lato l'amore e dall'altro la fede. Fede che vuol dire fiducia nella vita, nella positività della vita, della società e di ciò che gli esseri umani possono creare, ma nello stesso tempo fede in Dio e nell'immortalità dell'anima. Amore, dall'altro lato, vuol dire che l'esistenza di un vincolo di fratellanza fra tutti gli uomini, quindi anche questo, amore è allo stesso tempo un concetto che richiama molto il concetto religioso cristiano. Quindi da un lato la fede, dall'altro l'amore, che è vincolo di fratellanza fra gli uomini, e quindi spinta a collaborare, e a migliorarsi a vicenda seguendo la legge di Dio. Secondo Pestalozzi, la personalità umana è caratterizzata dalla presenza di tre divine energie che devono essere sviluppate proprio grazie all'educazione. La prima è l'energia morale o forza del cuore, che si esprime nella fede e nell'amore di cui abbiamo parlato prima. La seconda energia è la forza dell'intelletto, che secondo Pestalozzi ha il potere di superare i ristretti confini entro cui si vorrebbe chiudere la sensibilità umana, quindi grazie all'intelletto si superano questi confini e si coglie il significato profondo del reale. La terza di queste grandi, di queste divine energie, è la forza dell'arte, un'energia che lui definisce tecnico-pratica, che si esprime in ogni forma di lavoro e di attività umana creativa. Lo sviluppo delle tre forze, e questo è molto importante, secondo Pestalozzi comincia in ambito familiare grazie alla presenza della figura materna a cui è affidata l'educazione del cuore. Poi lo sviluppo delle tre forze prosegue nella scuola e si conclude con la partecipazione, dopo la scuola, con la partecipazione attiva dell'individuo nella vita sociale. Per quanto riguarda la formazione intellettuale, l'educazione intellettuale, Pestalozzi è convinto che il metodo che si debba applicare sia il metodo intuitivo. Quindi il compito dell'educazione, di conseguenza dell'educatore, è di far sì che il bambino passi dalle intuizioni naturali, ma allo stesso tempo confuse, ai concetti chiari. O meglio, quello che lui intende ai concetti chiari è l'individuazione di numero, forma e nome. Tre istanze che sono, come dire, intuite dall'intuizione stessa, però che poi sono approfondite, quindi meglio comprese, da discipline come l'aritmetica, la geometria, il disegno e il linguaggio. E qui ricordiamo che appunto padre Girard aveva criticato il metodo didattico di Pestalozzi perché dava grande spazio alle discipline scientifico-matematiche. Adesso sappiamo perché? Perché appunto grazie a discipline scientifico-matematiche dai concetti confusi si passa ai concetti più chiari tramite l'individuazione di numero, forma e nome dei fenomeni che tutti i giorni ci troviamo davanti. Pestalozzi mette in atto iniziative importanti, seppur quasi tutte purtroppo fallimentari, nell'ambito dell'educazione professionale che lui chiama educazione dell'arte. Educazione professionale che egli intende come insegnamento di un mestiere, soprattutto ai figli dei poveri, ma anche come strumento per favorire nell'individuo uno sviluppo armonico. Pestalozzi è generalmente considerato dagli studiosi il padre della scuola elementare, uno dei primi teorici della scuola popolare, è anche lo scopritore del metodo intuitivo nell'insegnamento, quindi nella didattica.
didattica delle diverse discipline. Inoltre è ricordato come un pioniere della scuola attiva, quindi la scuola che cambia, la scuola che coinvolge gli studenti, e tutto ciò contro ogni metodologia di insegnamento che era considerata quasi dogmatica, e allo stesso tempo è anche considerato un modello di educatore e filantropo, animato da un profondo spirito missionario, quindi dalla volontà di aiutare gli altri, di aiutare anche i più poveri, i meno fortunati, e da una altissima professionalità, quindi da una molto profonda dedizione al dovere. Bene, questo video termina qui. Come sempre, grazie per la visione, ciao a tutti e alla prossima.